E allora, se sei muta, non sei muta. Questo ti dicevo. Se hai un buco per le cuffie, mettilo, perché un po', mi vedi che un minimo lo fa sempre. Sì. Infilagli le cuffie. Okay. Certo. Buon salve. Anche perché dà un fastidio incredibile sentirsi l'eco, ti manda in pappa il cervello. Allora, un attimo che avvisiamo. Artistica, tic tac tic. Chiudi la porta. Trattore fuori, però come intravedete oggi Stefano dice brava Magda, tu sai il perché, ma adesso mostriamo Stefano, adesso poi abbiamo qua la seconda telecamera e la facciamo vedere e sì e non ci siamo più sentiti, ti chiamo alle 17:30, no, chiamare Noric, però puoi scrivermi alle 17:30, sì, io ti aspettavo, anche se comunque tanto l'agenda è un casino. Allora, io cerco sempre di pensare di avere poco, cioè di fare una live breve, poi penso agli argomenti, ce ne sono 150 ogni volta, cioè più di un anno che ho un sacco di roba da dire tutti i giorni, questo è un problema, cioè anche compreso, ma è un problema. Dobbiamo parlare di quello che sta facendo. Ora, lì, Magda, adesso infatti tag Magda esci le cose belle, vedo la telecamera, ok, adesso sta andando, quando vedo inquadrato ti passo. Dobbiamo parlare di una cosa che bello questo, qua nell'angolo sembra su un piano diverso, sembra uno sticker, sembra un green screen, guarda, sembra in green screen. Sì, il gatto, quello che parla. Sono in green screen su Magda che lavora. E ah, non sono ha fatto un'altra roba artistica, sì, la facciamo vedere, e poi una novità che riguarda i nostri lavori artistici, non eccetera, collegato alla novità di ieri sulla Rewild Academy. Quindi ora vi passo la seconda telecamera. Un green screen, ad ovviamente, non avevamo dubbi. Allora, aspetta. Eccoci qua. Più vicino, se rimane a fuoco meglio. No, orizzontale. Non si gira. Strano che non si gira. Ah, perché ho tolto l'impostazione. Metti la rotazione. Questo è il lavoro, hai visto? Non so se hai notato. Oh, ecco, ora si vede. Non so se hai notato, Stefano, che ho in celofanato il banco sul quale è appoggiata la pergamena, forse perché è tutta mattina che ci faggiugo sopra e quindi non volevo assolutamente sgattare, però intanto te l'ho in celofanato. E quello che vedete, aspetta che la luce fa schifo, me ne vado io tanto, non è che... Troppo gialla. Qua è iniziato il secondo ritratto. Qua c'è il lavoro di Stefano, qua è iniziato il secondo ritratto. Vieni più vicino, lui, più vicino, meno vicino, sei un po' decentrata, così, scendi un po', esatto, cioè, io non vorrei dire, ma dicevo giusto a Stefano, che anche in questo campo non credo che abbiamo moltissima concorrenza attualmente, cioè, sembra stampato, in realtà è stampato, abbiamo preso un piccolo stampatore laser, sì, anche la scritta non è malaccio alla fine. Passabile. Vediamo cosa dice. Spiacente, ma da queste riprese è bruttino, sfocato non rende, la foto mi è mandata è molto meglio. Zio, se mi regali 300 euro di webcam, proviamo a fare webcam più serie, cosa vuoi che ti dica? Esco. Poi secondo me, come al solito, Stefano, sei tu che vedi male, perché io lo streaming lo vedo discreto. Ovviamente in video perde, anche perché appunto sta cercando di comprimere i dati, però insomma ci siamo. Si intravede la beltà. Poi ci saranno le foto. Via, rimosso. Vieni qua. Se ti giri leggermente... perché c'è dell'acetone in cucina? Poi l'ho scoprito oggi pomeriggio, che oggi l'ho posto. Ti metti sullo sgabello, guardi di qua, sei dentro anche te. E... Ma sono sempre più in grado. Non così vicino, ok? Ti prendi tutta la scena, cosa vuoi? Chi sei? Chi è? Certo. Va bene, allora... Non scherzare su questa cosa, è stampato. Sì, allora ho collaborato, ho preso una mia scritta, l'ho passata da una stampante a getto per aggiungere il suo disegno fatto digitale. Non me lo ricordo questo, molto bello. Oggi parliamo anche di gente che lavora male, Stefano. Ecco, beh, visto che si parla di roba artistica, oggi farò un post. Sì, così sembriamo davvero su... È tipo l'Hobbit, no? Cioè, tu sei una piccola Hobbit che disegna e io sono Gandalf gigante davanti. Oggi farò un post, ci sarà una foto che tu dovrai fare con i teschi che sono fuori,
che mi stanno persino facendo penare per ripulirli. È successo in passato che abbiamo cercato di collaborare con una persona e non ci ha messo assolutamente né l'impegno, né la dedizione, né la passione che era necessaria. E alcuni di noi più di altri, per esempio Niki, un po' Sira, eccetera, hanno un rispetto quasi spirituale, no? Per la materia prima, quindi cioè, fare un brutto lavoro su un teschio è proprio anche una mancanza di rispetto, ma in generale appunto tutti, chi per altre nature, lei per ragioni etiche, vegane, noi per ragioni ecologiche, eccetera, c'è sempre l'idea che sia un recupero, sia un oggetto da niente, il motivo per cui non buttiamo mai niente. Io non ho, in 5 anni, tu sei Gandalf, abbiamo stabilito ieri che sono Tulsa Doom, ma Tulsa Doom lo conoscono pochi, allora sono Saruman. Che sfigato anche lui, vabbè. Ma perché nelle storie fantasy i mentalisti fanno sempre brutte fini, pensano sempre che sono deboli. E quindi fare un lavoro, non tanto un lavoro brutto, ma un lavoro in cui non ci si mette adeguata passione, adeguato rispetto, è anche il motivo per cui a volte capita che certo facciamo screen di certi lavori, di certe pagine, a volte anche straniere, eccetera, con dei lavori orribili, o se ci dipingi lo scudetto dell'Inter sopra il teschio, per noi è un po' una mezza bestemmia e almeno ci prendiamo la libertà di sfotterlo e di lamentarci. Oggi farò un post appunto mostrando dei teschi che erano stati dati a una persona per lavorare con noi prima di Magda, che non sono stati trattati assolutamente col dovuto rispetto, non ci sono mai stati consegnati, ci abbiamo rimesso soldi, tempo, risorse e ormai erano tra virgolette rovinate. Vi assicuro che tra l'altro cercai di ripulire davvero una strage, oggi farà la foto lei, c'è ancora un bel po' da togliere, ma gli toglieremo lo schifo che c'è sopra e li faremo ancora più belli, la rinascita nella rinascita. Ho rifiutato un lavoro in cui mi hanno chiesto di fare una pergamena a tema Milan, ecco, hai fatto benissimo, cioè dai, no. E quindi si parlerà anche di quello, questo nel post di oggi, più un lavoro che ho fatto io stamattina facendo un disastro, sporcando dappertutto, ma che secondo me è molto bello, non vi faccio neanche vedere l'anteprima. Qualcuno dovrà fargli delle belle foto, molte belle foto anche da vicino, non abbiamo un Niki di tocca a te e oggi lo presenterò insieme, madonna quanta roba, all'ultima collana di Niki, ma facciamo una pausa, ci torniamo dopo perché se no non ce la capiamo più, poi dice che non la faccio parlare, quindi adesso la faccio, ecco perché certi lavori rifiuto di farli, sì. No, hai un sacco di cose da dire. Porca di quella miseria, quanta roba ho da dire. Grazie anche alla riunione di domenica e al fatto che siamo diventati appunto proprietari, cioè a luglio diventiamo proprietari della piattaforma di e-learning, la Rewild Academy, che comunque vi riscrivo che non si sa mai, sono cambiate diverse cose, tra cui anche rewildacademy.it, anche l'impegno di altre persone che finora non si sono dedicate all'educazione di creare infoprodotti. E qua entro in gioco io perché farò un corso da, al momento abbiamo in mente 3-4 puntate di pittura su osso. Almeno 6. Pittura ecocentrica su osso. Come si svolgerà? Io non spoilerò, non sono mica te. Ho già detto troppo. No, devi incuriosire la gente, dico qualche esempio di che cosa parli, cosa tratteremo. Ma solo pittura o anche inchiostro? No, solo ed esclusivamente pittura. Ma perché sul... perché dice il chiesto di Magda è evidente, a parte vabbè che come al solito è la telecamera, ma poi in realtà sull'insegnare è molto più rigida lei, tutta sulle cose, ma sull'insegnare era un po' dubbiosa, cosa dire, cosa non dire, quanto essere completi. Esatto, questo non posso incuriosire perché lo sto progettando e quindi devo ancora capire, non posso promettere cose che poi magari cambio idea, non mi va. E perché pittura ecocentrica? Perché è quello di cui mi occupo. E perché ecocentrica non è un'altra cosa? Perché hai rifiutato il mio arte macabra? Ma io posso partecipare a tutti questi bei corsi, nel senso che cioè, tu non è che li vuoi fare, Niki, li vuoi seguire, ovviamente. Non lo so, vedremo. Perché poi non mi copi. Esatto, perché ecocentrica e non macabra? Ciao Luigi. Te lo meriti che ti lascio questi spazi. L'altra volta mi interrompi sempre mentre parlo. Adesso ti lascio lunghe pause. Tanto ti va bene lo stesso perché tanto fai un sorriso da un orecchio all'altro e la pausa la riempi lo stesso. Esattamente perché mi interrompi quelle rare volte che parlo che mi offendo. Quando fai il corso di pittura egocentrica partecipo. Guarda, lo vuoi raccontare tu della storia dei ritratti? Quelli postmoderni che vorremmo fare ad olio. Un domani quando sarai ricca avrai tempo. Devo raccontarla? Sei qua a posto. No, raccontalo tu. Dai!
Non so cosa vuoi collegare con egocentrico. No, no, no. Beh, insomma, se uno fa, immagina di fare un ritratto, cioè Stefano se lo farebbe fare un ritratto del genere. Allora, praticamente... Perché unisce vecchio e nuovo. In realtà, ancora, cioè, quando volevo fare la pittrice, una delle mie idee era quella di fare dei dipinti, vabbè, giusto perché punto poco in alto, caravaggeschi, molto moderni. Allora, l'altro giorno dicevo a Grimm che per me... Mi dicevo come me lo figuravo in un dipinto caravaggesco moderno, io ovviamente con un sacco di spritz intorno. Infatti io vedo che sarebbe una cosa che si potrebbe arrivare a fare, e diceva tipo, quindi ritratto stile caravaggesco, stile quel periodo, ma con gli elementi moderni che ti che caratterizzano. Quindi sarebbe un quadro con quell'atmosfera lì, con i teschi dietro, Magda con uno spritz in mano. L'unico che in realtà, cioè, lo vorrebbe, ma non farebbe effetto, cioè si annullerebbe l'effetto, e Stefano, perché se lo fai con le cose che sì, lo caratterizzano solo di quel periodo lì, e quindi comunque non fa effetto. Cioè, cosa gli metti di moderno, o Stefano? O lo faccio con uno smartphone che si registra e fa le dirette. Ma ne ha fatta una per sbaglio. Però appunto non è una cosa caratteristica di Stefano. Invece dell'uomo a cavallo caravaggesco, l'uomo in Lamborghini con profonde ombre, ecco. Sì, ma l'idea era quella di a me aveva proprio la maionese che la metto dappertutto, la bibita gasata zero che la bevo quasi sempre, cioè quelle 3-4 caratteristiche, quindi un quadro dal sapore antico ma degli elementi moderni, e Stefano non lo può fare, cioè lo puoi fare, ma è uguale a come se l'avessi fatto 400 anni fa, non cambia nulla. Sì, l'unica meta lì, non lo so... Beh, dipinti di Casa Devitum è una cosa che vorrei fare assolutamente a tempo. Devi ancora finire, no. Quelli sciamanici. Appunto, sono cose che portano via, non vabbè, un pomeriggio lo faccio. È vero, Stefano con le cuffie, col microfono moderno, le cuffiette, uno smartphone e tutto il resto, perché comunque lo smartphone, cioè sui social, Stefano ci sta parecchio, quindi ci sta, insomma. Allora, anche se non è a tema, visto che c'è Luigi, un ringraziamento pubblico, un applauso. Guarda che a me il ritratto caravaggesco senza il postmoderno andrebbe benissimo, cioè lui gli va bene uguale, cioè... ma non seguirebbe la linea. Bisogna seguire una coerenza artistica. A Luigi, che mi ha anticipato di tasca sua, con denaro sonante, il computer per il montaggio, quindi lode, giubilo, applausi, e se avete bisogno di un avvocato zona Caserta, chiamate lui. No, non so esattamente cosa fa. Di rompere con il computer. Esatto, forse con questo potrei smettere. Non so neanche di cosa ti occupi esattamente, so che sei avvocato, Luigi, ma non so cosa fai nel preciso. Se posso farti pubblicità te la faccio, dimmi di cosa devo fare pubblicità, te la faccio, e a giorni penso che mi arriverà. Grazie davvero, perché Luca è Luigi Duca, Luca è la contrazione di tutti e due. quindi anche se non c'entra con la puntata di oggi, vale quale confessione pubblica di debito, ottimo. Ah, tu dici, se un domani faccio finta di non volerti ridare i soldi, registri questa live e dici, ammesso pubblicamente, di ok, ma io nel caso, cioè, vengo a farti sparire direttamente. Domanda per Luigi Duca, che specializzazione hai? Io spesso bisogno di un avvocato. A me sembra che sia un civilista, se non erro. Magda riuscirebbe a trasformare in opera d'arte anche un sasso. Esatto, ma assolutamente. E stando in tema... No, allora quasi quella... Ma io dipingevo sui sassi. La cosa con di Red Bubble la faccio domani con Sira. Siamo già a un quarto d'ora, devo parlare, sì, dell'Academy, e domani parliamo. Allora, domani alle 14 abbiamo Sira in live e parliamo di una roba che ha appena finito di fare, che presentiamo pubblicamente. Mentre invece adesso parliamo di Miki nello specifico, sveleremo i suoi più intimi segreti, no, che poi ci crede e si spaventa, di un'idea che ha avuto... ed è stata ottima, abbiamo subito abbracciata, in realtà ci siamo chiesti perché non l'abbiamo fatto prima, perché non eravamo proprietari dell'Academy, e che ricicleremo anche praticamente tutti quanti, cioè nel senso, persino io se faccio un coltello faccio un lavoro. Allora, Gelaio in PM, dimmi se posso ti aiuto. Voilà, mi collego da pub, che succede? In che senso che succede? Niente, le solite cose, Thomas, se parliamo di arte, però devi come al solito recuperare dall'inizio. Abbiamo recuperato delle belle, non lo so, ce l'ha in mano Niki, mi sembrano belle comunque le chiavette, no? Una bella chiavetta USB 16 giga, nera, Niki ci ha scritto sopra anche Antunnos personalizzata. Oggi lei presenterà una collana e in allegato ci sarà questa chiavetta,
Allora, per adesso, allora, non so se riesco già a prepararglielo, vediamo se riesco, glielo preparo già. Io volevo anche inserirgli un video in cui spiegavo quello che stava dicendo. Quindi, nella chiavetta c'è un video di presentazione. Mi piacerebbe lo facesse lei, ma dubito, quindi lo farò io. Una lettera per la persona che riceve l'oggetto e un, non so se, Niki, dimmi anche se posso spoilerare l'animale, se no non lo spoilero, però facciamo per esempio con la collana di ieri, che tra l'altro ha avuto un successo enorme, l'avrei venduta 5 volte se ne avessimo avute 5, eccetera. La collana di Sira con il lupo. Oggetto ovviamente sopra un certo livello, no? Un certo costo, ma non è esorbitante, comunque, insomma, pezzi importanti, allegato al pezzo, ci sarà fisicamente la chiave, ci sarà intanto un file con l'accesso anche con il modo di accedere all'Academy. Ma per esempio quello di ieri, la persona che ha preso la collana di ieri avrà una chiavetta con sopra il video di presentazione, la lezione intera, 40 euro di lezione di zoantropologia presa dal corso Orme Selvagge sul lupo e probabilmente appunto una lettera personale. E se c'è stata occasione di creare dei video di backstage, delle cose, non sempre si fa, perché poi dipende se siamo più persone, che quindi qualcuno può filmare, cioè non sempre si riesce a filmare bene tutti i passaggi, anche eventuali video di backstage. E la chiavetta ovviamente resta a voi, quindi è un extra in più. La collana di ieri sera, grazie Stefano per il link. Quindi da adesso in poi i prodotti, gli infoprodotti dell'Academy e i lavori fatti, ma vale anche per Magda fa domani il ritratto di una volpe su una placca d'osso, se non è la versione super spruzza, ma è già una collana importante, ci sarà allegata la chiavetta USB con la lezione sulla volpe, oppure può essere, poi man mano si allargherà, adesso magari gli altri un po' più difficile, però per esempio qualcosa sul Rewild, se fa una cosa super vegetale, non so, magari sul Falabella fa qualcosa di quei paesaggi, eccetera, che si può connettere la conferenza sul Rewild, ci sarà la chiavetta con allegato la conferenza sul Rewild. Quindi, anche perché essendo adesso appunto proprietari, possiamo permetterci di regalare qualunque cosa ci sia all'interno dell'Academy insieme al prodotto, in modo che sia abbinato. Quindi grazie Niki, perché è scomparsa nel frattempo, non mi ha più risposto se posso spoilerare. Nel caso, oggi alle 17 vedete il post, idea bellissima anche per la collana. Ma andiamo anche al comitato della pergamena, chiavetta con gli animali e ritratti tutti, mi sarebbe un plus, non credi? Lei lo ha già tutto, però è carino comunque, se può fa. Va bene, cioè faccio che metterglielo tutto, se ci sta glielo metto tutto direttamente sulla chiavetta e siamo a posto. Lei lo ha già, però ci sta, nel caso magari lo regala al suo lui. E devo dire che la trovo un'idea veramente stupenda, perché ci unisce, ci collega ancora di più e fa capire quanto il nostro lavoro viaggi insieme, crescendo insieme. È proprio bello, bellissima idea. Per noi è un costo. Volevo parlare di io devo fare anche quello di cioè, ho più post che cose, ma si spoilera se vuoi. Niki ha fatto un cervo bellissimo, il cervo in ebano, le corna in osso, l'effetto è bellissimo, cioè anche se io posso descriverlo quanto volete, ma non avete idea finché non avete visto la foto. In allegato c'è la chiavetta USB con dentro la lezione di Orme Selvagge sul cervo. Appunto il video di presentazione, se Niki ha voglia la convinco a farlo, non accadrà, glielo registro eventualmente io, e non so se hai fatto dei video di backstage, nel caso Niki anche quelli, se no appunto in regalo eccetera insieme. È un costo in più. Io volevo fare un post, a questo punto lo farò domani, con il video che avete visto sul gruppo Telegram. Se non siete sul gruppo Telegram siete delle bestie immonde, andate a iscrivervi, l'avete visto anche forse su qualche storia di noi del collettivo, è lo stesso principio, cioè il cavallo, quello di Poseidone, è un pezzo importantissimo che ha richiesto un sacco di lavoro, un sacco di materiale, un sacco di costi, e andare fino al mare, che da qua significa in quella direzione 4 ore, sta fuori a dormire perché non si faceva in tempo, e alzarsi all'alba per avere l'alba, è stato un costo in termini di energie e di soldi non indifferente, ed è stato fatto solo per rendere giustizia al pezzo, cioè non c'era un altro scopo, le foto le avevamo, il pezzo era a posto, e andava bene così, è proprio perché, ma è lo stesso principio per il quale io devo continuare a picchiarla, perché cerca di continuare ad aggiungere dettagli a sta benedetta pergamena, e la deve smettere perché ormai la cifra è già stata stabilita. Non quindi hai visto che ho aggiunto comunque? No, non ho visto e farò finta di non vedere.
è sempre la questione, e si va a ricollegare col post di, ecco, perfetto, sarà un post diviso in due parti, una parte destruens, una pars costruens domani, cioè gente che lavora senza amore per quello che fa, al di là del significato spirituale che può dare alle ossa, e che quindi non rende giustizia e onore né alle persone che ha vicino con cui può eventualmente collaborare, né ai pezzi su cui mette mano, e dall'altra gente, cioè almeno noi ci riteniamo tali, e se così non fosse la gente che è qua con noi non potrebbe farlo, ma lo fa persino Miki con la macchina fotografica, se dice fai una foto a quel pezzo poi ne fa 5 da 5 angolazioni, cioè, nessuno gliel'ha detto, è successo diverse volte, fanne una e invece ne fa 18, o Niki che appunto ha già avuto questa idea, o fa il pacchettino e l'aiuta, è tutto legato attorno a tutto il resto, o la maschera di Varg. Se continua a dettagliarlo, tocca fare un modo per prenderlo. Il problema è che tanto lei in questo caso il pagamento è già stabilito, è stato fatto prima, quindi proprio solo, è solo amore per l'opera. O come Varga che ha fatto la maschera con la vernice UV e insieme alla maschera ha regalato la lucetta UV per farla vedere alla persona che l'aveva presa. Che tanto, ciao Ferri, cioè che in realtà non aveva senso. Cioè, hai comprato una maschera UV, comprati la lampada. Come i giochi di una volta, batterie non incluse. Noi invece se possiamo dare qualcosa in più per esaltare al massimo il o insieme a Irene che abbiamo fatto gli animaletti diafonizzati, c'è incluso sotto il leddino con le luci per farlo risaltare, quindi da una parte c'è chi non fa queste, quindi al di là delle cose personali, una persona che non lavora in questo modo, che non ci mette passione, che non ci mette più di quello addirittura che riceve sugli oggetti, non può lavorare con noi. Poi, per quanto riguarda me, è anche una persona orribile che dovrebbe andare a fare il cassiere o la cassiera al Carrefour, perché non fare l'artista, non fare l'artigiano se non hai questo tipo di atteggiamento. Poi, ognuno fa quello che vuole. In realtà, mini polemica finale, secondo me lo spazio è poco, sui social lo spazio è poco, i soldi nelle tasche delle persone sono poche, le possibilità di mostre, i contatti, eccetera, sono quello che sono. Se non sei un o una vera artista, se non è davvero quello che ami fare e non sei in grado di dedicare tutto te stesso a quello che fai, lascia stare, lascia più spazio a quelli che lo fanno meglio, come i milioni di gruppetti musicali fatti senza cura, senza impegno, senza dedicarcisi, e che semplicemente riempiono i locali di musica gratis, togliendo spazio a quelli che davvero si dedicano, studiano, eccetera, per fare le cose come si deve. Quindi se non siete in grado, ma non a livello di capacità, se non avete voglia, se non avete davvero voglia, non rovinate materiale, non perdete tempo e risorse per fare delle cose che tanto fanno schifo, e se qualcuno compra lo fa perché non ha capito una mazza, e portate via spazio a persone che fanno le cose davvero come si deve. Quindi questo è il messaggio finale di questa cosa. Non sei d'accordo? Tutti dovrebbero fare arte e fare cose a caso? Io sono assolutamente d'accordo, infatti io pensavo sul corso più di parlare di cosa fare, di tutti i vari passaggi. A me piacerebbe fare anche un corso di guida alla sensibilità di ciò che hai davanti e all'arte, approcciarsi in maniera più la smetti per piacere. Mi piace un sacco averti appoggiata su... Guarda come sei carina che parli appoggiata sulle mie dita. Ma questo è interessante, a me non me l'hai neanche detto ed è una cosa interessante, ci sta. Cioè parlare dell'aspetto psicologico, etico anche e morale. Trovo che appunto io non sono nessuno per dire come devi dipingere, cioè, o fare qualcosa. Cioè ognuno, secondo me, dovrebbe trovare la sua tecnica ispirato dal sentimento. Cioè pittura ecocentrica fatta prima col cuore che non con le mani. Le persone che lavorano male servono a far risaltare di più le persone che lavorano con la malattia, vero, però appunto c'è anche effetti negativi. Come uscire con un'amica brutta incentivi il confronto diretto, sì, però no, cioè, capito, da una parte è vero che si ottiene quell'effetto, ma intanto le risorse, soprattutto quando il materiale è prezioso e ha un impatto anche etico, ambientale, eccetera, se tu prendi un osso, poi a volte sta gente, magari pure gente che magari li compra e lo rovini, lo butti via, cioè se sprechi tempo, risorse. Io sto ancora piangendo per un ragazzo che mi aveva mandato il video tutto soddisfatto di vedo che lavori con le ossa, e mi ha mandato un teschio di gatto decorato malissimo, fatto per essere un posacenere. Ma è vero, poi io sto ancora soffrendo un sacco, non sai neanche che cosa hai in mano, vergogna.
Porca miseria. Il cesso scoperto del cesso. Il problema delle ostriche è che costano troppo poco. La gente che lavora male raramente si è alzata a prendere la pergamena. Ah, questo può essere, cioè si sta nel tuo campo, è vero. Sì, le ossa, davvero basta impegnarsi un attimo, lo trovi, le trovi, l'amico macellaio che non dovrebbe dartele, che te le dà, lo trovi, una roba e quell'altra. Ma sì, ma poi il mio discorso non era solo sulle ossa, poi era proprio appunto 16 centimetri, a volte che avevo tele, cioè, l'avevamo parlato l'altra volta. Io piango se su un foglio faccio un disegno fatto male. Tu sei malata di mente, è un altro discorso, sei fine esagerata. Sono estremamente rispettosa. Ok, esatto, troppo. E si parlava l'altro giorno dell'atelier, andare in atelier a Venezia, vedevi delle cose, diceva ti prego inventate le tele cancellabili perché certa gente, cioè, dovrebbe evitare di prendere i pennelli. Ma poi tra l'altro io, ecco chiudiamo con questo meraviglioso aneddoto. Io sono stato, io per vari motivi ho frequentato spesso l'Accademia di Belle Arti e ci sono tornato di recente, primi tempi che lei la frequentava ancora, che andavo là da lei. Allora tu sei uno studente e devi fare le tue prove, ok? Puoi farlo su delle teline grandi così. C'era pieno di gente che aveva queste tele di 2 metri per 1 su quelli faceva questi giganteschi. Guarda, c'erano i professori che insistevano. Io lavoravo in piccolo, a me tiravano una testa così. Cioè, ritratti a figura intera con queste mani, sto, ste braccia, no, ma no, fai delle teline, ma perché devi fare... I professori a me dicevano, oh, fai dei lavori bellissimi, ingrandisci, ma se io voglio farli... Ed è per questo che tu hai deciso di fare le miniature in osso. Oh, faccio placche grandi così, me le faccio pagare un sacco di soldi succate. Le tele cancellabili sono tutte le tele, si fa sopra il vecchio lavoro per preparazione al gesso a colla, si può riutilizzare. Vero, cioè infatti, secondo me, ma all'atelier, sicuramente a Venezia non mi sembra ci facesse così, cioè le pareti sono coperte di cose che francamente sarebbe meglio non vedere più e dare appunto delle belle rullate di gesso, così saremmo... Strafili. Devo dire che alcuni lavori che ho fatto in accademia sono inguardabili. Ma beh, non è assolutamente vero. Sai cosa? Perché non c'era l'amore. Sai in tema di coprire cosa voglio prendere? Lo dico così, spoiler per chi segue le live. Volevo fare una sorpresa a chi segue le live, giusto che sappia. Voglio prendere il nero, quello il nero assoluto, il nero più nero, e provare a dipingerci un teschio. Ma adesso si può comprare? Non era acquistato dall'artista? No, il diritto. Adesso è acquistabile. Pensa che bello. Un teschio... Nero abisso. Nero. Però solo metà. E l'altra metà che ci fai? L'altra metà la lasci. Ci devi dire. E perché sennò perdi il teschio? Mi sembra mangiato nel nulla. Io... Vabbè, ci lavoreremo. Il nero void, esatto, sì. Poi si chiama in modo diverso quello che ho visto io, ma è comprabile. Immaginatevi un teschio dipinto così. Allora dobbiamo acquistare il fucsia più fucsia. Ma se tu fai, esatto, ma se tu fai un nero, quel nero lì, e sopra ti ci dipingi tu, poi sembra che le pitture sono sospese nel vuoto. Ma secondo te riesco a dipingere sopra una cosa del genere? Cioè, riesco a capire la dimensione? Non so, non ho idea. Cioè, costa una fucilata, ma sperimenteremo, mi andava di sperimentare. Bene, abbiamo tirato mezz'ora anche oggi. Ragazzi, domani alle 14 in live con Sira, con una mega novità. Tanto per cambiare, perché appunto, no? Cioè, già facevamo poche cose. Oggi alle 17, post sulla pagina di Antumnos, e vabbè, io lo ripeterò in pagina, con la strepitosa, se va come quella del lupo, ragazzi... Cercate di dire. Sì, sei molto bravo. Cercate di. Anzi, adesso lo faccio mandare. Chiedo se Niki sei ancora online, lo decidiamo. Penso che lo mandiamo in anteprima su Telegram un paio d'ore, perché ieri veramente la gente si è scannata per quella col lupo. E poi verso le 19, tanto estate, un bel post di polemica e di insulto alla gente che rovina le opere e i teschi. E quindi ci vediamo. Grazie per aver seguito, grazie per chi recupererà dopo. Ci vediamo domani alle 14.